Grazie a tutti, ringrazio l'associazione Libere Imprese di questo invito, ci avete tenuto particolarmente alla mia presenza, ringrazio l'amministrazione comunale per aver accolto nella sede comunale, nella sede di tutti i cittadini questa iniziativa e ringrazio il Vicepresidente del Consiglio, qui c'è una collaborazione, una sinergia importante, la persona che più volte mi ha chiamato perché ci teneva particolarmente che questa iniziativa la facessimo insieme. Non sempre avviene in politica e questo è un valore importante perché noi stiamo continuando a costruire un progetto comune, che non è un progetto comune politico, un progetto comune di rilancio del tessuto produttivo, poi quello politico viene anche come altre conseguenze all'interno di una maggioranza, ma l'obiettivo è provare a decodificare un linguaggio, spiegare ai cittadini le misure e mi fa piacere che sia in quest'aula perché molto spesso il settore del commercio non riesce a dialogare con la pubblica amministrazione, questi ambienti sono deparati. Ho fatto l'amministratore locale, so cosa significa fare l'amministratore locale e non riuscire a dare quelle risposte che molto spesso le dà la regione. Invece avvicinare questi due enti secondo me è fondamentale per provare a rilanciare un dialogo e a costruire un dialogo che sia utile. Noi su questa manovra ci stiamo mettendo tantissimo impegno è dico come stai? Un anno ho preso 5 ernie e sono in un disagio fisico importante perché proviamo a dare da bordo del Gargano a Santa Maria di Leuca, oltre all'attività istituzionale, della politica, proviamo a essere presenti un po' comunque, chiaramente qualcosa si tralascia, ma quando ci sono opportunità come queste si cerca di essere presenti e molto spesso il pomeriggio sono in giro per la regione per spiegare questo. Perché è più probabile che queste misure le conoscano i consulenti che gli imprenditori. Non significa che noi vogliamo eliminare il ruolo del consulente, anzi se è determinante il ruolo del consulente, ma vogliamo generare una consapevolezza diffusa su questi strumenti. E questo lo faremo molto nella nuova programmazione, anche provando a costruire una campagna di comunicazione leggermente diversa che parte dalla modifica dei nomi dei bandi. E parto col primo bando, perché dico la modifica non è il bando, perché il primo bando si chiama con una legge e la prima cosa che preoccupa le imprese è la burocrazia e quando tu chiami un primo bando si chiama titolo secondo, capo terzo, puzza di burocrazia e quindi dobbiamo provare a creare, alleggerire questa difficoltà comunicativa ma anche nei bandi e su questo la verità pubblica sviluppo ha costruito una macchina in questi anni che riesce a dare risposte all'istante, riesce a dare risposte attive e forse quella rappresentazione anche di efficienza che c'è, molto spesso si parla dei bandi che non vanno, dei soldi che sono persi, in realtà io ho convinto, arrivo alla regione a trovare tanti soldi, non ne ho trovati tanti, si erano consumati quasi tutti per la programmazione, proprio perché si è creato un dinamismo importante che pure sviluppo è stato in grado di intercettare e tra l'altro proprio in un'ottica politica di annuncio che stiamo lavorando con la professora Ventastudio e con l'intera maggioranza a fare in modo che sviluppo supporti anche il settore agricoltura che ha avuto grandi difficoltà da questo punto di vista, provando a costruire misure comuni e un supporto poi operativo alle imprese che hanno bisogno di risposte rapide perché un'impresa la variabile tempo oggi è la variabile principale. Arrivo a spiegare queste misure perché si basano su tre pilastri. Domani c'è una mia intervista sul quotidiano che rafforza queste prime anticipazioni perché alcuni bandi sono usciti, altri devono uscire, quindi quelli devono uscire con lo solo delle anticipazioni non posso ancora spiegati nel dettaglio, però sarà utile, queste anticipazioni saranno utili per poi approfondirle non appena a dicembre usciranno le banche. Noi crediamo che in un periodo dopo diciamo, le ondate
importanti della pandemia, ci sono una serie di imprese che hanno voglia di reinvestire, di guardare a nuovi mercati, e quindi su questo abbiamo deciso di scommettere particolarmente. E rispetto al bando titolo secondo, sia capo terzo che capo sesto, ve li spiego un po' nel dettaglio, abbiamo voluto aumentare il finanziamento a fondo perduto, cioè come a dire: se tu ci credi, io ci credo insieme a te. E quindi il finanziamento a fondo perduto passa dal 20 al 35% per tutti gli investimenti fino a 2 milioni di euro. Quelli fino a 4 milioni di euro passano dal 20 al 30%, più viene pagato il 10% della quota del conto interesse. Quindi il finanziamento a fondo perduto, che si interfaccia anche col sistema bancario, arriva al 45% a fondo perduto. È un'opportunità importantissima per chi? Per ristoranti che vogliono modernare, pizzerie, esercizi commerciali, nel capo sesto tutto il settore turistico, alberghi, masserie, bed and breakfast, affittacamere, aziende che vogliono aprire un ramo di impresa nuovo, aziende che vogliono infrastrutturare la linea produttiva, tutto il mondo dei pizzerie che si vuole affacciare in questo settore, che ha deciso di ammodernare, di fare un investimento, può partecipare a questo finanziamento. E mi permetto di suggerire la necessità che questi bandi si conoscono all'interno della pubblica amministrazione, ma che questo non sia un evento sporadico, ma che nell'ufficio relazioni pubblico ci sia anche la possibilità di accedere a queste informazioni. L'altro bando riguarda la liquidità, quindi investimenti, liquidità. C'è stato un luogo comune che passata l'estate è andato tutto bene, siamo ripartiti, siamo tutto a posto. In realtà quando si interrogava il tessuto imprenditoriale non era così, perché è andata bene sulla costa, è andata bene nei luoghi più appetibili, poi le aree interne, magari ci sono tanti esercizi commerciali che sono in difficoltà. E abbiamo voluto fare una manovra importante sulla liquidità, perché mi capita spesso di dire che quando chiude una grande impresa, per le vertenze sindacali, per una serie di situazioni, c'è tanto rumore. Quando chiude una sala cinesca, chiude l'indifferenza. E noi vogliamo fare un'azione di vita per le aziende che non sono bancabili. Questo bando è già uscito. Quali sono le aziende che non sono bancabili? Quelle che vanno in banca e hanno difficoltà ad avere un prestito. E quando hanno un prestito, per le logiche che sono di mercato, non mi permetto assolutamente di contrastare il sistema bancario, ma le aziende che hanno una difficoltà, a parte la difficoltà di avere un prestito, quando chiedi 30.000 euro il prestito, microimprese parliamo, fatturato fino a 400.000 euro, e chiedi 30.000 euro in prestito, ne devi restituire 33. Hai bisogno del microfono. Oggi invece attraverso il microprestito circolante noi diamo un'azione di liquidità per le aziende che hanno una perdita di fatturato di 30.000 euro, ma diamo il 20% a fondo perduto, cioè tu ne devi restituire 24, non 30. Quindi chi sono i beneficiari? Ci sono tantissimi esercizi commerciali che devono pagare i fitti pregressi, che hanno avuto la botta del Covid, che non riescono ad avere più la linea di credito rispetto al proprio fornitore, che prima pagavi a 3 mesi e che adesso non ha la possibilità di avere quei fondi per pagare i fornitori, che sono delle altre imprese. Quindi è un cane che si morde la coda. Quindi abbiamo voluto rilanciare questa misura, che era stata già fatta nel 2020 e che aveva aiutato circa 8.000 imprese. È una misura che sarà aperta fino al 31 dicembre, a meno che il governo non prorogherà il temporary framework, ossia una misura specifica per la ripartenza del Covid, e abbiamo stanziato circa 80 milioni di euro. Quindi è una misura molto importante. L'altra misura che ha funzionato, e me lo ricorderà Cristian perché è stata fatta già lo scorso anno, e che la misura si chiama titolo secondo circolante, che aiutava la liquidità alle perdite, su quello con la pubblicazione di Libera Cipe da parte del governo ieri metteremo ulteriori 65 milioni di euro e scorreremo un'intera graduatoria.
quella misura dava il 30% di supporto alle perdite della liquidità delle imprese che avevano difficoltà. No. L'altra misura che invece abbiamo pubblicato un paio di settimane fa si chiama Custodiamo le imprese e va a integrarsi a due misure del settore turismo che sono Custodiamo la cultura e Custodiamo il turismo, che sono state bandite a luglio scorso e di cui ancora non sono uscite le liquidazioni e che mancano ancora un po' di fondi che stiamo provando a intercettare per coprire quelle spese insieme all'assessore Brahi. Ma questa di Custodiamo le imprese, in questa prima fase, poi vedremo se avanzeranno risorse come possiamo allargarla, abbiamo deciso di andare a colpire prettamente i settori del wedding, i settori dei codici Ateco che sono stati chiusi durante la pandemia e che pure sono stati chiusi per settimane. Il governo in questi mesi ci ha dato una serie di risorse per i ristori, noi abbiamo deciso di raggrupparle, impegnandole tutte in questa misura, non sapendo ancora qual è la gittata e quali sono i dati delle perdite, e aiutiamo per tutte queste imprese che vanno domanda, e su questo vi chiediamo una mano maggiormente, perché molti barbieri, estetisti, ambulanti, il settore del commercio, delle confezioni, delle bomboniere non riescono ad avere questa informazione. A tutte le imprese che hanno il 30% delle perdite 2019-2020 noi copriamo il 30% di quelle perdite, cioè se fatturavi 100.000 euro e hai fatturato 70.000 noi diamo 9.000 euro, che è un'azione importante di ristoro. Se rimarranno dei fondi proveremo a coprire alcuni settori, in primo luogo il settore wedding che parzialmente è stato coperto qua, parzialmente è stato coperto dal settore cultura e turismo, che è un settore trainante per noi, ma anche altri settori che magari non sono stati perclusi per Foggia Ateco ma che di rimbalzo hanno subito la chiusura perché c'era gente in giro, perché c'è stata difficoltà. Proveremo gradualmente a vedere quali sono i focus da dare. Un dato certo erano quelli che erano stati chiusi durante la pandemia. Questa è una misura da diffondere quanto più possibile. Quindi su questo chiedo all'amministrazione e all'associazione commercianti di darci una mano a far arrivare quanto più possibile questa informazione. Molti chiedono, ma se posso chiedere il microprestito che costruiamo l'impresa? No, sono misure alternative. Non puoi chiedere un ristoro per la liquidità perché il microprestito ha anche un'azione di fondo perduto, ma attraverso quei fondi noi potete, c'è qualcuno che è irregolare con il DUR, con i contributi, può pagare quei contributi e quindi può mettersi in regola. L'unica cosa che chiediamo ai nostri rappresentanti della regione, meno burocrazia, come dicevi prima, perché noi siamo tutti pronti a partire, però la burocrazia ci rallenta. Allora, io su questo sono parzialmente d'accordo, perché noi siamo anche la regione delle quattro porte, in cui c'erano meno controlli a monte e poi ci sono state truffe a valle. E quelle truffe ancora le paghiamo oggi. Allora, è vero che alcuni processi burocratici vanno serviti e lavoreremo sulla nuova programmazione per questo, ma è vero che anche i controlli vanno fatti. E quindi alcune cose servono per far questo. E il ruolo proprio dei consulenti e dei commercialisti deve essere anche di aiuto a semplificare questo processo, perché non possiamo chiedere oggettivamente a un piccolo artigiano, un piccolo imprenditore di impelagarsi in questi bandi, non ci riuscirà mai. Quello è un ruolo più dei consulenti, però a noi ci serve la certezza di questo, perché quelli sono soldi pubblici, sono soldi di tutti i cittadini e dobbiamo essere iper attenti, perché sui soldi nostri facciamo che vogliamo, sui soldi cittadini dobbiamo controllarli 10.000 volte perché non ci siano furbizie. E dato che i nostri bandi non sono bandi
competitivi tra imprese, ma con bandi a suo tempo, viene valutato ogni singolo progetto di impresa. Questo ci teniamo moltissimo. E vado avanti. Un altro pilastro, dopo abbiamo detto investimenti, liquidità e la creazione di imprese. Ci sono tantissimi giovani disoccupati che hanno un'idea di impresa. Questo bando è importantissimo, che uscirà nelle prime settimane di dicembre, che voi come amministrazione create veramente uno sportello informativo, perché serve per rivitalizzare anche aree della città, perché è un bando che aiuta soggetti svantaggiati. Chi sono i soggetti svantaggiati? Per creare nuove iniziative di impresa. Sono i giovani, soggetti svantaggiati in quanto, secondo i dati che si hanno, pochi giovani fanno impresa. E perché molto spesso anche il sistema bancario oggettivamente non aiuta, a meno che non hai una copertura familiare che ti consente di far questo. E quindi l'attuale bando, che si chiama Nidi, in questo dovrei dare una mano, fu brava a fare l'operazione di marketing, Nidi si chiama Nuove Iniziative di Impresa, si farà in quattro, si dividerà in quattro. Su questo bisogna c'è un po' di anticipazione, non posso farlo. Perché si farà in quattro? Si dividerà in Nidi Giovani e Nidi Donna, che sono due nostri focus principali. Nidi Giovani consentirà finanziamenti a fondo perduto e a Nidi Donna lo stesso al 75%, con la restante 25% in prestito agevolato, cioè gli daremo garanzia. Significa che tutti i giovani che vogliono aprirsi un locale, un'attività sportiva, potranno provarci e realizzare il proprio sogno nel massimo. È un'iniziativa che dobbiamo provare al massimo, perché ti consente di provarci, di rimboccarti le maniche per una tua iniziativa, provando ad avere un aiuto reale da un ente che valuta il tuo singolo progetto, non lo valuta in un processo comparativo con altri progetti. Sulle donne abbiamo deciso di fare un focus, perché dobbiamo spingere sempre di più l'imprenditoria femminile, senza limite di età. Poi ci saranno due altri bandi di Nidi. Uno legato al turismo, alla micro ricettività, affitta camere, B&B, piccole aziende. Qua il finanziamento è il 50% a fondo perduto, c'è il limite del 20% delle opere murarie, e vi spiego perché questo limite. Perché essendo il B&B un'abitazione propria, che tu destini parzialmente alla ricettività, non possiamo immaginare che le persone si riqualificano casa e poi dicono che fanno tanto il B&B. Quindi dobbiamo fare in modo di supportare quello, quindi c'è un limite del 20%, però abbiamo scorporato da quello tutte gli arredi che possono servire poi per la funzionalizzazione della struttura ricettiva. Invece nella misura di normale viene eliminato questo parametro delle opere murarie, quindi due disoccupati senza limite che vogliono realizzare un impianto di padel, che adesso vanno di moda, per sono un po' più grandi, il padel è questo tennis con una specie di racchettoni, e che vogliono aprire questo impianto, viene finanziato il 50% a fondo perduto e il 50% a questo, ed è un'opportunità molto importante. Abbiamo aggiunto dei nuovi soggetti svantaggiati, che sono i lavoratori part-time. Ci sono tantissimi giovani e non che lavorano in call center o altre attività e che magari hanno un sogno nel cassetto e finora non erano considerati soggetti elegibili perché avevano un contratto di lavoro. Un'altra tipologia di soggetto svantaggiato è il professionista che ha un fatturato fino a 15.000 euro. Il Covid, lo dico in dialetto, ha settato un sacco di ragazzi o di professionisti o di persone, avvocati, commercialisti, che ci stavano provando, che sono in difficoltà e che noi non li possiamo aiutare tanto.
una consulenza legale. Noi li possiamo dare dandogli un'altra opportunità di avviare un'attività e quindi li consideriamo anche loro soggetti svantaggiati e gli diamo la possibilità di aprire un'impresa. Mentre prima bastava che avesse una partita IVA e non lo voleva. Un'altra considerazione che abbiamo fatto, su questo ci viene particolarmente il presidente Emiliano, è aiutare chi ha chiuso durante il Covid. Quindi chi ha chiuso durante il Covid dovrà riaprire. Questa si chiama la seconda chance, quindi dare una seconda opportunità a chi ha chiuso. Poi vi aggiungo due cose che sono extra bando. Un fattore importante sarà l'internazionalizzazione, che sarà una misura che noi pubblicheremo verso gennaio, su cui stiamo lavorando, e che riguarda parzialmente il vecchio bando che era all'estero, ma che riguarda invece anche il supporto alle imprese per la creazione di reti commerciali, virtuali e non. C'è un immaginario comune in cui si pensa che il commercio elettronico sia il nemico assoluto del commercio di prossimità. In realtà è uno strumento non per portare i nostri clienti online, ma per trovare nuovi clienti. E l'utilizzo di queste piattaforme può aiutare a creare nuovi mercati, aprirsi un negozio su Amazon, fare una campagna di comunicazione su un settore specifico. Vi faccio un esempio per renderlo più di attuazione. Due mesi fa apro un dossier aggiuntivo di Repubblica, Affari e Finanza si chiama, erano elencati quali erano i portali che erano più cliccati, più utilizzati e più in crescita. Tra quelli più utilizzati, diciamo Amazon, eBay, c'era una gioielleria illecita. Perché anzitempo era riuscita a trovare un nuovo mercato. Non vi dico la gioielleria che siamo registrati, non vi dico la gioielleria. E quella gioielleria aveva capito anzitempo che lì c'era un nuovo mercato. Quindi avendo un magazzino enorme che non riusciva a cacciare perché sono cambiati gli interessi, ha trovato nuovi clienti ed è creato in un contesto internazionale. E non si è creato un proprio negozio online, ma ha creato un proprio negozio su uno store. Non sta a me fare pubblicità ad Amazon o ad altro, ma quel negozio ha capito che l'e-commerce era uno strumento e noi vogliamo provare ad aiutare le aziende, faremo una serie di azioni a costruire un'opportunità nel commercio elettronico. E dobbiamo immaginare questo in un momento storico in cui lo scorso anno il commercio elettronico è passato dal 25 al 50% e quindi sono cambiate le esigenze. Allora mia responsabilità da assessore attività produttive è non fare chiudere le sale cinesche, e lo faccio in due modi: promuovendo la prossimità e aiutando il settore del commercio a trovare un nuovo mercato. Quindi la campagna di comunicazione faremo a regione per Natale è acquistare negozi vicinati, non è acquistare online, ma bisogna accompagnare ad andare online. L'altra cosa, a proposito della prossimità, e questo non so che c'è un dialogo con i vari comuni della Grecia, noi abbiamo fatto un bando sui distretti del commercio. Il bando dei distretti del commercio è importante anche se ci sono poche risorse, e le ho messe appositamente poche risorse perché l'obiettivo non era costruire un finanziamento che aiutasse il commercio a finanziare le luminarie di Natale, ma quello strumento serve per aiutare i comuni a fare documenti di pianificazione del commercio che non possono essere fatti più singoli, Calimera, Caprarica, saluto il sindaco e i comuni di Milano, ma vanno fatti in aggregato, perché se noi non creiamo una rete del commercio stiamo aiutando unicamente la grande distribuzione e non la prossimità. Un'altra cosa che è prevista in quel documento, poi i fondi ci saranno nei prossimi anni,
ma dobbiamo prima capire il senso dello stare insieme, che non è il senso economico, ma il senso di pianificazione, e che sono cambiate le abitudini. E il tema della logistica, ossia della consegna a domicilio, è un mestiere, e finora invece è stato un servizio di ogni singolo locale. Se noi capiamo che quello in aggregato può essere un mestiere, generiamo dei servizi di supporto alla cittadinanza, perché i cittadini sono abituati durante il Covid ad avere la consegna a casa. Quindi noi dobbiamo provare ad aggregarci e a creare, perché no, una cooperativa, una serena che faccia questo territoriale. E dunque lo strumento con cui fare anche queste attività, creare il supporto, l'affiancamento e utilizzare gli altri strumenti regionali come quello di Nidi, attività. L'altro tema che ha appena affrontato nel Duco, ne sto parlando perché sono invitato dall'Associazione del Commercio, è l'outfit, lo traduco. Quando uno va a comprare in un negozio, sulla variabile prezzo noi rischiamo di essere perdenti, perché il commercio elettronico ha una serie di costi su cui noi non siamo competitivi, così come era la grande distribuzione, oggi è il commercio. Quindi dobbiamo lavorare sulla qualità e sulla consulenza. Formare alla consulenza è uno dei servizi dell'altro. Cioè capire che se io vado in un negozio e mi trovo bene, mi trovo a casa, mi andrò sempre per un negozio, perché costruisco un rapporto fidelizzato. Ma nella battaglia del prezzo noi siamo perdenti, quindi dobbiamo trovare sistemi aggiuntivi che salvino quell'esercizio commerciale, perché salvare posti di lavoro e quindi salvare l'occupazione. Io spero di non avervi creato molta confusione, ma di avervi creato curiosità rispetto a una manovra economico-finanziaria che vede l'impegno di tantissimi funzionari, così come ha detto Cristian, lavoro di una squadra, di una regione, di un'amministrazione che sta provando a non lasciare indietro nessuno. Non è semplice, me ne rendo conto, però noi ce la stiamo provando. Grazie a tutti.